Spalletti dicesse allora no, molto probabilmente Spalletti aspetta a fare la trasmissione. No, allora molto probabilmente Spalletti aspetta l'esonero da parte della federazione, cioè che lo vengano chiamato. Non sei più il CT della nazionale, perché se rilasci queste dichiarazioni stai mettendo in un vassoio d'argento il fatto che la federazione interviene e ti manda subito a casa dopo un europeo così. Il problema, io continuo a dirlo, intanto quali giocatori vai a prendere? Perché poi anche Spalletti quando dice no, i giocatori in Italia questi sono, eh. Cioè, ragazzi, siamo certo, questi, no? Eh. Non è rimasto allora, a casa. Non è che stiamo, nel 2010 non è che noi stiamo, lasciamo a casa Cassano, Balotelli e Giuseppe Rossi. Sì, però non è che stiamo un attimino sopravvalutando i nostri giocatori italiani, non il campionato italiano, attenzione. Perché poi di questi giocatori ce n'erano tre che giocano nell'Inter e l'Inter ha fatto vedere il calcio che sa fare e tre erano interpreti titolari di un sistema di gioco che giocano a memoria, dove all'interno ci sono otto stranieri. Ma se li prendiamo singolarmente tutti i giocatori che abbiamo in Italia, ma perdonatemi, ma che cosa vogliamo pretendere? Tra l'altro in nazionale, scusami, Daniele, concludo, nessuno ha no, chiesto mi fai finire, a Spalletti né... No, ma mi fai finire un secondo. In nazionale, tra l'altro, oggi, io lo dico ai giovani, no? Io ho la fortuna di stare in mezzo ai giovani. Io quando lancio il messaggio ai ragazzini molto giovani, dico mettetevelo come sogno, lavorate ogni giorno per incorrere il vostro sogno e mai come oggi, e parlo di Italia, è molto semplice arrivare a giocare a calcio. Non era come quando giocavo io da ragazzino. Sapete quanti giocatori di talento, tecnici, con i valori, con la grinta, con la determinazione c'erano? Oggi se fai due presenze ben fatte in Italia, nel nostro campionato, sei in nazionale. Ma di cosa stiamo parlando? Scusami Daniele, non... scusami. Questa nessuno è la verità. Ma fatto credi, veloce che devo chiudere. Fatto questo discorso. Devo andare sul mercato con Fedullah. Nessuno ha chiesto. Ok. 10 secondi. Nessuno ha chiesto a Spalletti di vincere l'europeo. Nessuno ha chiesto a Spalletti di arrivare sicuramente alle semifinali. Persino nessuno gli ha chiesto di giocare bene. Quello lo sa lui a seconda delle forze. Qua stiamo parlando del fatto che siamo usciti agli ottavi con la Svizzera. Squadra discreta, ben organizzata. No, discreta. Squadra più forte di te. Squadra più forte di te, che non ti ha mandato i mondiali. Ma Daniele, però perdonami, è più forte di te. Ebischer, non sono nemmeno i primi cinque. Oggi è più non forte di te. Non ci abbiamo messo l'anima. Sì, ma perché lo fa? Non per sulla carta. Non ci abbiamo messo anima e grinta nemmeno dal primo minuto. Su questo Spalletti deve rendere conto. Ed è assurdo che nessuno gli chieda conto. Su questo devi rendere conto. Mazzoleni, Serafini, veloci. No, grazie Mazzoleni, Luca. È un discorso che non cioè, l'Italia è stata spaventata dall'Albania, presa a schiaffi dalla Spagna e graziata dalla Croazia. Quindi con avrà la Svizzera arrivare è stato un miracolo. Sì, no? La verità, tra l'altro Fagioli contro la Svizzera forse è stato il meno peggio di tutti, è che c'era un blocco che con le carte cambiate non si è ritrovato. Bastoni e Darmian sono stati spostati continuamente sullo scacchiere, ma non ha dato mai l'idea di avere una formazione titolare, un modulo preciso sul quale lavorare, perché era confuso forse anche dalla mancanza di talenti. E tutto non è quest'anno. Noi non abbiamo saltato due mondiali, abbiamo vinto un mondiale ai rigori, tre partite, quest'anno ma non c'è siamo stati sotto la personalità. Anche io la vedo come lui, nel senso che Spalletti abbia sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare dal punto di vista tattico, anche comportamentale, andando a parlare la PlayStation e la mano alzato per i rigori, cioè un sacco proprio di chiacchiere da suocera, e quindi certamente pessima gestione del gruppo. Anch'io però la penso come lui, noi dobbiamo smetterla di parlare delle nazionali altre sulla carta, perché non hanno un grande nome riferendoci a certo, 40 anni certo, fa sì. La Svizzera ha giocatori certo, decisamente ragazzi, scusate, più di qualità di hai noi voglia. La Georgia che è una squadra Sciglio, la Georgia che è una belle, squadra gamba, sulla carta come dice Palmieri certamente che non ha il palmarès dell'Italia, ma ha certamente giocatori dal punto di vista tecnico decisamente migliori dei nostri. Loro che hanno mondiali ma no, li fanno state tutti trovando da una scusante una scusante a Spalletti. Conte con Sturaro, De Sciglio, Pellè, Zaza, Eder ha fatto squadra. Giaccherini ha fatto squadra. Sì, noi abbiamo quelli dell'Inter, Donnarumma, Scamacca, capocannoniere dell'Europa League,
Helsinki, Federico Chiesa e altro, e mi venite a dire che non abbiamo una squadra per giocare decentemente contro la Svizzera. Ma abbiamo perso il senno qua, scusate, perché no, soltanto noi, ma c'era un blocco, diciamo, ma dietro a quei nomi che hai fatto, perdonami, tu è vero hai fatto dei nomi che intanto non erano degli scappati di casa, perché Giaccherini sembra un giocatore, capito, che era un giocatore, Giaccherini era un signor giocatore, però andiamo a ma giocare, magari fosse in questa nazionale, Germania, no, però dai, no, però Conte aveva ancora un blocco. Quando io parlo di blocchi, alcuni giocatori che ti creano quelle condizioni anche in nazionale di poi avere un'anima in campo. Oggi l'Italia è composta da tanti giocatori, ma che non hanno nessun tipo di personalità. Abbi pazienza, Daniele. Non hanno personalità calcistica. È lo stesso blocco che un anno e mezzo dopo non si qualificava ai mondiali in Svezia. Lo stesso identico blocco, i mondiali in Russia contro la Svezia. Lo stesso identico blocco. E allora la differenza la fa l'allenatore. Stop, o grazie, Tancredi. Buonanotte. Vai. Dusseldorf. Allora, ciao, Alfredo. E le notizie di mercato. Vai, Alfredo, con un bel po' di notizie di mercato. Poi chiudiamo con i numeri di Pedulla. Ma queste domande non le ha fatte nessuno a Spalletti in conferenza. Tancredi neanche. Ci sarebbe bello che in conferenza, no, che in conferenza, no, che in conferenza queste domande venissero portate. No, torna, devi tornare un attimo, scusami, devo chiarire questa cosa. È importante che abbiate pazienza, fatemi parlare un attimo, sennò esplodo. Oh. Allora, la conferenza è stata tenuta alle 12:30 del giorno dopo la partita. Come vedete, io, come anche altri colleghi, sono in diretta fino a mezzanotte. È vero, confermo, perché mi ha chiamato la sera stessa. Confermo. Spiega. Esatto. Spiega, vai. Questa è l'unica cosa buona. Vai, dilla. Ci sono dei motivi logistici. Noi, Tancredi on the road, copriamo in macchina la Germania è larga. Ci sono dei motivi logistici che non mi hanno personalmente, per anche altri giornalisti, personalmente permesso di essere a Casa Azzurri alle 12:30. Fosse stata alle 3:30, alle 15:30 la conferenza, ci saremmo arrivati. Ma ci hanno detto: noi abbiamo l'aereo che parte il primo pomeriggio. Ci siamo collegati via Zoom, ma non è stato consentito a chi era, non è stato consentito, non c'era il tempo, quello che sia, la risposta. Infatti io non sto spiegando, te la spiego pure io, Alfredo, è stato un tassello fondamentale. Questo è stato l'ennesimo errore della federazione, che convoca, l'Italia gioca da una parte e convoca a Casa Azzurri a 6 ore e mezza di macchina di distanza, quindi i giornalisti sono tutti a vedere l'Italia a giocare con la Svizzera, e poi alle 12:30 convoca la conferenza stampa dall'altra parte della Germania, e quindi molti giornalisti, compreso anche De Palmeri, alle 12:30 non arrivavano, perché ovviamente era una conferenza che dovevano organizzare in Italia, non in Germania, e farla in Italia lunedì pomeriggio. Sono d'accordo con te, quelli che hanno partecipato, non ho visto una domanda di questo genere, non ho ascoltato una domanda, io l'ho ascoltata tutta, sia quella di Gravina che quella di Spalletti. Io mi riferisco ai presenti, non all'organizzazione che non andava bene, come dici tu. Queste domande, che sono molto interessanti, andavano fatte, secondo me, a parte qualche altra domanda a Gravina, da parte dei presenti a Spalletti. Invece è stata una conferenza, probabilmente, se Tancredi ci fosse stato, avrebbe fatto un tipo di domanda di quel tipo, come lui ha specificato stasera in trasmissione. Ma i presenti, sembrava come se fossimo reduci da una qualificazione ai quarti di finale. Lui ha detto, mi fermo perché tra l'altro le notizie non riusciamo a darle, la cosa assurda di Spalletti, che ha detto: mi prendo le responsabilità, però salviamo uno spezzone di quella partita con la Croazia, ma che salviamo? E lì mi sarei aspettato la domanda: scusa, ma non pensi di aver sbagliato tutto, che hai fatto un tourbillon, che non si capiva nulla di quello che avresti dovuto fare? Tutto lì, mi riferivo ai presenti e a chi ha partecipato alla conferenza. Italia in archivio, la Coppa America alle 3, domani solo mercato, te lo giuro e te lo prometto. Adesso dammi i numeri di Pedulla.